Salve a tutti, oggi vi racconterò la storia del primo volo di topi. Ha avuto tutto inizio a casa di mia sorella. Buongiorno, sono le 5 del mattino e noi stiamo andando a Parigi. Ah. Wow, siamo a Bologna, ho dormito soltanto 2 ore perché dovevo finire il Super Tuber che esce oggi. Andiamo avanti. Siamo praticamente partiti da lì e siamo andati all'aeroporto. E tu come eri? Emozionato, eri agitato? Emozionato, molto. E tanto che esplodevo di gioia. Siamo partiti. Quando siamo partiti, e tu che hai provato? Boh, non lo so, gioia e... Gioia, emozione. Emozione e curiosità. Ti si erano anche tappate le orecchie, eh? Uh-huh, di brutto a te, ti hanno fatto un po' male. A me molto. A te molto. Però che cosa ci... Allora, del volo, per esempio, cosa ti è piaciuto di più? Il momento da mangiare. Da mangiare, sì. Che anche ti hanno dato? Anche quando siamo andati su. Anche quando siamo partiti? Mm-hmm. Che l'aereo come parte? Verticale, no? Buff. Così. Subito. Posso avere soltanto l'audio di questa cosa? Cosa non posso fare? Non puoi dormire. Perché non posso dormire? Ho bisogno che stai sveglio. Perché c'hai l'ansia? Sì. E insomma, che ti hanno dato per merenda in aereo che ti è piaciuto così tanto? Una brioche. La seconda volta mi hanno dato la brioche con dentro il cioccolato. Quello al ritorno. Però quella è un'altra storia. Lo so. Ok, poi siamo arrivati a Parigi, finalmente, dopo un viaggetto non così lungo, emozionante. E cos'è la prima cosa che abbiamo fatto? Siamo andati in hotel a posare tutta le valigie. Roba, certo. Poi siamo andati a pranzare da un ristorante. Che era il Mac, siamo andati al Mac, un ristorante. Siamo andati a un ristorante, signori, si chiama McDonald's. Sì. Dopo siamo andati a trovare un amico di Papo che, per chi magari mi segue da parecchio, se lo ricorderà sul The Testimonator, era un video che potete trovare su questo canale. Marco è un amico dell'università di Papo, che ormai lavora a Parigi, ma anche se non sa se rimarrà lì, ma nel frattempo lo siamo andati a trovare. Prima non volevo dormire, poi ci facciamo due birre. Siamo andati in questo posto che è tipo una rimessa di, non mi ricordo, camion, autobus che è stata rimessa a nuovo. La rimessa che è stata rimessa a nuovo. Ok, che è stata un attimo modernizzata in modo da accogliere negozi e posti in cui mangiare e aperitivizzare, diciamo. E lì siamo stati un po', ci siamo presi un succo, un qualcosetto, una birra. This is, we should be like a couple of hot tomatoes. But you rascal, that you mismatched potato. Have fun rolling. Poi siamo andati a vedere il... Io lo chiamo così, il castello di Notre Dame, perché mi piace chiamarlo così. Prima abbiamo fatto cena, però a parte la cena, sì. Poi siamo andati a vedere questo castello di Notre Dame, che Topi tu chiami castello perché è gigantesco. Sì, come un castello. E poi le torri, tipo come un castello così, per verticale. Due torri giganti verticali. Siamo andati lì, ci siamo fatti le foto, i video. Poi da lì siamo partiti. Siamo andati a dormire. A dormire tutti e tre. Marco è andato a dormire ovviamente in casa, dalla casa sua. Invece noi tre siamo andati in hotel a dormire.
Il giorno dopo, quindi, il domani, che cosa abbiamo fatto? Allora, a Papo servivano i pezzi della GoPro, come la scheda e un bastone magari per reggerla, visto che era una GoPro che abbiamo da più di un anno, mai aperta, mai utilizzata, ed era il caso di utilizzarla in questa gita a Parigi. In particolare perché dopo aver preso i materiali della GoPro, cosa abbiamo fatto? Abbiamo trovato dei monopattini elettronici che vanno praticamente a sole, ti accelli e vanno da soli, e siamo andati e da lì. Stanno in giro per tutta Parigi, eh? Sì. Tu praticamente da un'applicazione ti scarichi tutto paghi questi, quell'affitto di questi monopattini che trovi in giro, ci siamo fatti un giro. Io Topi su un monopattino, la mamma su un altro, e siamo arrivati fino alla Torre Eiffel. Sincronizzazione audio. Ah, siamo venuti in un centro commerciale per prendere una scheda micro SD per una GoPro. Una GoPro che ho da più di un anno e che non ho mai aperto. E eccola qui. Salve a tutti, questa è una GoPro. Useremo anche questa come opzione in più, la daremo anche un po' a Topi, alla mamma di Topi, e niente. Molto bella, molto gigante, molto alta. Ci siamo fatti un po' di foto, abbiamo fatto il solito in volo col Papo, quel lancio lì, insomma ti lancio per aria, facciamo la foto al volo. Meno male le fotocamere contemporanee ci aiutano a beccare il momento esatto, se no ti dovrei lanciare 100.000 volte. Però poi è successa una cosa molto grave. Cosa? Quando siamo ritornati dai monopattini. Aspetta. La racconto io. Ok, scusa. Praticamente a Papo è cascata la telecamera e gli si è rotto per la prima volta anche quello, e gli si è rotto il microfono, non so perché, ma sembra che hanno discusso. Mamma prima che era cascata si era fatta male, e quindi era un momento di crisi. In poche parole, la mamma tipo si era fatta male, si è girata urlando, Papo si è tipo agitato, c'era la telecamera in mano, il telefono, anche la telecamera è caduta e si è rotto il microfono, che tu come chiami? Pisello. Si chiama Pisello perché appunto ha forma di pisello, e lo stiamo utilizzando adesso per registrare questo audio perché appunto è rotto. E dopo abbiamo preso questo. Noi siamo andati in hotel, poi. No, aspetta, prima siamo andati a mangiare quel posto senza glutine che strasuggeriamo a chi è celiaco e ci sta guardando o ascoltando. E questo buonissimo posto senza glutine dove Papo ha provato un po' a utilizzare questo pisello singolarmente. Prova. Salve signori, guardate qua. C'ho il microfono così perché si è spaccato, si è rotto. La prima volta che mi cade la telecamera, la prima volta. Tutto per un casino, troppe cose in mano, diciamo così, troppe cose in mano. Sono molto triste a riguardo. Ma vabbè, forse del super attack potrà risolvere la cosa, non ne sono sicuro. Nel frattempo però vi dico una cosa simpatica. Siamo a No Glue, si chiama No Glue. No Glue praticamente è uno dei posti più rinomati a Parigi per quanto riguarda il gluten free, il senza glutine. Adesso assaggeremo qualcosa di senza glutine a fra poco. Salve a tutti. Una recensione veloce perché mi sono scordato di inquadrare i pasti che appena sono arrivati sparite. Epico, io non ho neanche fatto caso che fosse o non fosse senza glutine. Era tipo, se questo è buono, questi piatti qua erano. E dal pranzo siamo andati molto velocemente a fare qualche foto al Louvre. Che è una parola molto strana. È una parola molto strana, è un museo. Pure ancora a forma di piramide. È la forma di piramide del Louvre, ma soltanto una parte esterna che si vede, perché in Francia sono molto famose le architetture ipogee, piccola chicca dal vostro zio però di quartiere. Vuol dire che sono costruite sottoterra. Non soltanto questa, ma anche la Biblioteca Nazionale di Parigi è un'architettura ipogea, come tanti altri centri commerciali. E da qui, dal Louvre? Andati dal centro commerciale e da lì c'era l'Ego Store,
C'era un... abbiamo visto il Lego Store. Cioè, c'erano tante Lego, pure quelli lì che degli Avengers nuovi, che in verità non so perché sono uscite adesso, però doveva uscire oltre al 24, perché... dopo il film, certo. Dopo il film. Non c'è senso. Per te però che abbiamo comprato lì. E abbiamo trovato personaggi che potevi creare e poi metterli dentro la bustina e personalizzavi proprio il tuo personaggino e te lo potevi comprare. E te lo portavi a casa. Poi siamo andati a questo negozio di videogiochi e tu che hai preso lì? Ho preso il personaggio di Fortnite, pure un Anibo che è Link Carton. E Papo si è preso invece un action figure di un cacciatore di Bloodborne, che è stata una bella sorpresa in realtà, è il mio gioco preferito. Topi lo sa molto bene. Poi qui arriva la parte molto più triste. Siamo arrivati in hotel, poi tutti ci chiamavano e ci dicevano: siete lontani dal castello di Notre Dame, perché c'era stato un incendio. Tutti erano molto preoccupati, perché hanno detto: questi stanno a Parigi, Notre Dame sta prendendo fuoco, chiamiamoli per sapere come stanno. Comunque noi stavamo a distanza, molto distanti, però siamo rimasti molto dispiaciuti del fatto, perché ieri, il giorno prima siamo andati a vederla, il giorno dopo si è infuocata. Quasi in contemporanea al fattaccio di Notre Dame sono almeno riuscito a prendere la metro da solo, mentre che voi vi riposavate. Sono riuscito a comprare un nuovo pisellone per la mia telecamera, quindi un molto più grande, un nuovo microfono che per sostituire la vittima. E più o meno questo è quanto per i primi due giorni, perché il giorno dopo dove saremo andati? A Disneyland. Ma quella è un'altra storia.